Salve a tutti amici, benvenuti al settimo Let's Play di Crash Bandicoot, il livello Rolling Stones. In lontananza si vedevano le isole precedenti, le isole successive. Andiamo a rompere questa muraglia di casse, scatole. Mi piace chiamarle scatole. Già trovate il primo vessillo del livello bonus. Così presto recuperiamo un po' di frutti Wumpa. Eccolo lì, avete visto? Quello è un altro ido, quello è un altro livello bonus, quindi cercheremo di recuperare anche quello. Ovviamente se vogliamo la gemma è un passo che dobbiamo fare per forza. Occhio. Perfetto, cerchiamo di recuperare la seconda maschera di Apu. Perché non esplode? Occhio. Ecco, questo è un errore che possiamo fare spesso. Dobbiamo attendere l'esplosione, che magari vedete non si era azionata, non esplodeva. E ci ritroveremo. Ci trovavamo a dover far fronte, aver perso una scatola e non prendere la gemma in quel caso. Quindi stiamo molto attenti. Io ho disseminato piume di acqua in giro per fare l'idiota. Quindi adesso mi ritrovo senza protezione e rischio di perdere la gemma, anche se penso di non poterla raggiungere. Perfetto. Vai su, occhio alle puzzole. Terzo idolo per il livello bonus. Va bene, proviamoci. Si fa più complicato. Occhio. Perfetto. Uno. Ecco, qui è un casino. Vai, piano. Occhio, perfetto. Ah, vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Un sacco peggio. Rompiamo queste scatole. Perfetto, 15% di gioco. E ritorniamo al livello. Salviamo ovviamente. Ora, devo vedere un po' dove trovare gli altri. Ah, qui ci vuole la gemma blu, quindi mi sa che non riusciremo a ottenere il livello bonus del caro signor Brio. Ecco, ne abbiamo ottenuti soltanto due. La terza dove sarà? Comunque, qui si conclude il let's play. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.